Vittorio! L'opposizione antichavista torna a manifestare contro il governo del presidente Nicolás Maduro. Lunedì diverse centinaia di militanti della Tavola per l'Unità Democratica hanno simbolicamente firmato per chiedere il referendum di revoca dei poteri del presidente, una possibilità prevista dall'articolo 72 della Carta Costituzionale. Oggi sono previste nuove manifestazioni. Jesús Torrealba, segretario della coalizione d'opposizione venezuelana: il governo può dire quello che vuole, l'opposizione può dire quello che vuole, ma questa crisi si risolve soltanto in base alla volontà del popolo venezuelano, dice. La soluzione passa dalle elezioni anticipate grazie al referendum di revoca, che è un diritto sancito dalla Costituzione e che non può essere oggetto di negoziato. Per l'opposizione quella in atto è una corsa contro il tempo. Se il referendum verrà organizzato entro il 10 di gennaio 2017, Maduro verrà destituito e si terranno nuove elezioni. Diversamente verrà semplicemente sostituito dal suo vice, Diosdado Cabello, chavista ortodosso, oltre che indagato dalla DEA statunitense per traffico di droga.